Ciao, sono Luca e benvenuti in questo nuovo video. Oggi cercherò di condividere con voi le mie idee e le mie regole per correre con il caldo. Cercherò di evitare consigli in stile telegiornale di fine luglio, ok? Ho cercato un posto dove non ci fossero le cicale che ci facevano compagnia, ma con quest'afa è impossibile. Quindi, sigla! Quando arriva l'estate mi sale la voglia di correre molto di più, ma bisogna fare i conti con il gran caldo che l'estate porta con sé. Un grande scoglio per i nostri allenamenti e per le nostre uscite. Il caldo non è da sottovalutare e io negli anni ho creato una sorta di routine che utilizzo sempre per le mie uscite estive. Primo, pongo massima attenzione all'abbigliamento. Indosso sempre un cappellino per proteggere la testa. E utilizzo degli occhiali. Preferisco degli occhiali come questi, con lente fotocromatica che si adatti alla luce e all'ombra entrando e uscendo dal bosco, per non toglierli ogni 2 secondi. Questi ad esempio sono dei Demon Performance con una capacità di adattamento delle lenti fotocromatiche eccellenti e poi sono leggerissimi. Utilizzo vestiti abbastanza leggeri. Io non amo le canotte, ma cerco di utilizzare dei vestiti traspiranti come questa maglia traforata in determinati punti per permettere al corpo di sudare e grazie alla sudorazione di raffreddarsi e compensare il grande caldo esterno. Metto sempre la crema solare. Minimo fattore protettivo 30. Utilizzo creme per sportivi e quindi che hanno resistenza alla sudorazione e all'acqua, perché vorrei evitare che quando sudo mi scenda il sudore sulla fronte. Poi pongo particolare attenzione al viso, alle braccia, alle gambe, ma soprattutto a collo e a orecchie. Non vorrei ustionarmi. Questa è una crema che io compro a Decathlon, ma ne trovate in farmacia, in tutti i negozi sportivi e addirittura su Amazon. Il mio consiglio è di porre attenzione anche agli insetti. In questo momento siamo pieni di zanzare, tafani e pappataci, quindi almeno sulle gambe un repellente è assolutamente necessario. Secondo, pianifico sempre le mie uscite. Riduco drasticamente le uscite su asfalto per prediligere quelle sterrate, trail o argini, per evitare che il calore che viene assorbito dall'asfalto mi venga restituito, quindi insomma per evitare la doppia cottura. Scelgo percorsi sempre ben ombreggiati. Il limite di questo periodo è però che alcuni sentieri vengono ostruiti dalla vegetazione, quindi bisogna porre un po' d'attenzione al tipo di percorso che si fa. Se avete visto qualche mio video recente, in alcuni casi sembra di correre proprio nella giungla. Nel limite del possibile cerco di uscire in orari in cui il sole ha meno forza, la mattina presto o la sera tardi. È ovvio, c'è il lavoro, c'è la famiglia, ma almeno si cerca di ritagliarsi gli spazi negli orari giusti. Terzo punto, curo l'idratazione in modo maniacale, ma non solo durante la corsa, durante tutta la giornata. Bevo almeno 3 litri di acqua al giorno, qualche giorno anche di più, e riduco in modo significativo la caffeina e il caffè, che a me provoca una sete tremenda. Durante le uscite porto sempre dell'acqua utilizzando delle flask morbide o dei camelbag se il giro è particolarmente lungo, e cerco di pianificare i miei itinerari in modo di avere delle fontanelle nel caso in cui sia necessario. E poi bevo spesso, non aspetto mai di avere sete, un goccino ogni tanto e passa la paura, perché se aspettate di aver sete è troppo tardi. Quarto punto, cerco di tenere sotto controllo la mia voglia di correre con il caldo. Cerco di ridurre le uscite, ma soprattutto in questo periodo do priorità alla parte ludica e turistica del trail, tralasciando ad altri periodi le uscite lunghe, le uscite tecniche e le uscite di preparazione specifiche per questo magnifico sport. Spero vivamente che anche voi stiate attenti al caldo, perché non bisogna scherzarci. Un colpo di calore durante la corsa potrebbe veramente dare una batosta al nostro fisico che ci metterebbe settimane a riprendersi. Quindi sicuramente riepilogando: programmazione, idratazione, abbigliamento e poi molta attenzione e calma durante le nostre uscite. Se anche voi utilizzate una routine durante i periodi di gran caldo, scrivetemelo qui sotto, condividete con me
le vostre idee e cerchiamo di creare una discussione attiva per questo tema molto importante in questo periodo. Qualcuno non vedrà l'ora di fare il video sulla corsa con il freddo, perché là basta coprirsi qua, una volta tolta la maglietta, non c'è rimasto più niente. Andate a correre e divertitevi. Ciao!